Presidente, buongiorno. I tecnici al lavoro, che cosa dicono al momento? Naturalmente stanno tutti facendo le verifiche del caso, però come ha già anche ufficialmente dichiarato RFI, quello che è stato riscontrato è un cedimento di un binario a 1,5 km, 2 km prima del luogo dell'evento. Questo cedimento è stato verificato, riscontrato, ci sono le foto e quindi certamente ha influito sulla dinamica dell'incidente. Ora bisognerà accertare come, però da queste prime verifiche l'elemento che certamente ha a che fare con l'incidente è stato questo cedimento di un binario. C'è anche un bilancio definitivo, sembrerebbe il momento definitivo delle vittime, sono 3 donne, non ci sono altre vittime, c'è un ferito grave a San Raffaele che ha subito un'amputazione di una gamba e ci sono complessivamente 5 ricoverati in codice rosso e 8 in codice giallo e 32 ricoverati complessivi, quindi questo al momento è il bilancio. Presidente, c'è già chi parla di una linea ferroviaria stressata e che questo possa poi aver portato... Questa è una linea ferroviaria fra le più cariche di tutta la Lombardia, passano circa 500 treni al giorno, è uno dei punti nodali del sistema ferroviario regionale, come ce ne sono altri, ma il fatto che una linea sia carica di traffico non può giustificare in nessun modo il verificarsi di incidenti di questo tipo. Visto che RFI ha dichiarato di aver controllato tutti i sistemi di scambio e tutti i sistemi tecnologici e che questi, a quanto risulta RFI, avrebbero funzionato correttamente, però la stessa RFI con grande lealtà ha dichiarato che hanno riscontrato un problema strutturale al binario, quindi gli scambi hanno funzionato, ma se un binario ha ceduto, peraltro questo 1,5 km, 2 prima, questo spiegherebbe anche la sensazione che più di un passeggero ha dichiarato di avere provato di un tremolio per qualche tempo sul treno, perché potrebbe essere accaduto che quello ha innescato l'incidente che poi diciamo si è sviluppato qui a ridosso. Quindi il cedimento è avvenuto 1,5 km dal luogo qui del... Il cedimento del binario che è stato documentato è molto più indietro rispetto al luogo dell'incidente, circa 1,5 km. Quindi ha continuato a viaggiare questo treno...